Bentrovati, ecco che oggi noi abbiamo un illustre ospite nella persona dell'avvocato Francesco Gianni, dello studio ben noto Gianni Origoni & Partner. Ermanno, se vuoi proseguire con i lavori. Prego. Grazie Alberto, grazie soprattutto a Franco che è sempre molto attento e disponibile. Patrimoniale sì o patrimoniale no? Visto che l'hai toccato in modo molto fulgido. Ma secondo me patrimoniale no, io sono abbastanza contrario alla patrimoniale, anche perché verrebbe poi a toccare soggetti che sono già stati tassati perché sono patrimonio, almeno quelli che rispettano le regole delle norme tributarie. Per cui io sarei abbastanza contrario alla patrimoniale. Ovviamente questa immissione di denaro da parte pubblica nell'economia che sarà basata su debito creato dallo Stato richiederà degli interventi. Quindi l'intervento diciamo più semplice da attuare è quello di aumentare le tasse e quindi applicare una patrimoniale. Io ritengo che non sia il meglio corretto, io ritengo che debba cercare di agire in modo diverso. Da una parte convogliando il risparmio degli italiani invece di tassarlo su strumenti di equity, quindi strumenti di investimento, dall'altro reprimendo l'evasione fiscale, quindi facendo pagare le tasse un po' a tutti, non solamente a quelli o che le devono pagare o che vogliono rispettare le regole e le pagano, e dall'altro aumentando il PIL, perché il debito pubblico è una percentuale del PIL, e quindi se aumenta il PIL a parità di numero del debito pubblico diminuisce l'incidenza percentuale. Quindi se noi riusciamo a convogliare questi risparmi privati nella economia reale e aumentare quindi la produttività del paese, probabilmente abbiamo un impatto immediato, anche immediato, col tempo che serve per realizzare gli investimenti, anche sulla incidenza del debito pubblico. Quindi la preoccupazione la senti anche tu, che se la buona notizia è appunto quella di avere grande disponibilità in termini di credito e quindi di debito per le imprese, poi questa possa tradursi in un potenziale limite o rischio da parte delle imprese di poter essere ancora competitive sul piano finanziario. Ma secondo me ci sono due aspetti da questo punto di vista, cioè è benvenuto l'intervento dello Stato. Io sono un liberale di cultura, quindi non è che sia così entusiasta sugli interventi dello Stato nell'economia. Credo che in questo momento però sia indispensabile, non se ne può fare bene, bisogna vedere come convogliarlo. Questo ha due impatti: uno, l'aumento del debito pubblico di cui abbiamo parlato un minuto fa, secondo, che i denari che sono dati alle aziende sono a debito, non è una immissione di capitale, un finanziamento a fondo perduto, è un debito che le aziende creano e che dovrà essere restituito. Quindi bisogna guardarlo sia dal punto, bisogna guardare questo intervento dello Stato, che ripeto a questo punto è benvenuto ed è opportuno, sia dal punto di vista della generazione del debito pubblico che dal punto di vista della generazione del debito per le imprese, perché non è appunto, come dicevamo prima, un intervento a fondo perduto, ma è un finanziamento che viene fatto garantito dallo Stato. Quindi se il finanziamento non è rimborsato, interviene lo Stato, ma poi lo Stato diventa creditore dell'azienda. Quindi dobbiamo fare attenzione a non creare una palla di neve che diventa una valanga da un punto di vista di incidenza dei costi finanziari e dell'indebitamento delle aziende produttive. Senti, tu sei considerato in Italia tra i massimi esperti nell'ambito delle operazioni di M&A. Questo e soprattutto grande conoscitore del mercato nordamericano, avendo studiato, ma soprattutto avendo lavorato agli inizi proprio della tua carriera. Quali tipi di impatto pensi che possa avere il mercato nordamericano, che ovviamente tra i più attivi, tra i più floridi sul piano delle M&A? Ma diciamo, gli investitori americani hanno orientato i propri interessi a paesi diversi dall'Italia. Negli ultimi anni sono stati pochi, ce ne sono stati alcuni, ma non sono stati più importanti investimenti fatti in Italia, ma anche in altri paesi europei. Gli americani sono andati più verso l'Asia, più verso Sud America, in parte anche verso l'Africa, un po' meno verso l'Europa, perché diciamo, l'Europa è un'economia più matura, quindi meno interessante da questo punto di vista. L'America invece, al contrario, è un paese di sbocco per i nostri imprenditori. Cioè, se noi guardiamo
la presenza delle grandi imprese o delle medio grandi imprese italiane negli Stati Uniti, noi non abbiamo una partecipazione che è correlata al ruolo che ha l'Italia da un punto di vista produttivo, per esempio a livello globale, ma è più piccola. Cioè le nostre imprese sono andate meno facilmente negli Stati Uniti, ci sono anche loro orientate verso altri paesi, mentre invece quello è un mercato di sviluppo straordinario per le nostre imprese, che non sono solo quelle ovviamente della moda e dell'alimentare, sono anche quelle dell'alta tecnologia, quelle del machine tooling, e quel paese che è un continente, non è uno stato, quindi dobbiamo sempre ragionare in termini dimensionali, è una grande opportunità per le nostre imprese, che però devono andare strutturate. Quindi questo apre tutto un capitolo abbastanza importante relativamente sia alle capacità finanziarie delle nostre imprese, ce la fanno o non ce la fanno ad andare a investire in un paese di quelle dimensioni, perché non basta una piccola presenza, bisogna entrare in maniera un po' più massiccia, e dall'altra parte se hanno il management adatto per poter affrontare un mercato di quelle dimensioni, di quella sofisticazione, perché è un mercato molto sofisticato. Però è una grande opportunità, quindi tarandosi bene io vedo più l'opportunità in outbound che in inbound. Questo può essere limitato da questa scarsa propensione invece sia nazionale che anche delle nostre imprese alle sofisticazioni digitali, che invece rappresentano un elemento sempre qualificante da un punto di vista della competitività? Ma secondo me no, perché le imprese sono più sofisticate di quanto non sia lo Stato, non sia il Paese, voglio dire. Quindi l'ingresso delle aziende italiane nel mondo digitale è abbastanza rilevante, non è marginale, come invece quello della cittadinanza. Adesso vediamo con le scuole, no? Si vogliono fare le lezioni tramite strumenti digitali, ma in certe zone del paese il 30-40% della popolazione non ha un computer e non ha una linea veloce per la trasmissione dei dati. Quindi è il paese che è un po' più arretrato rispetto alle aziende che invece, quelle che si sono orientate sull'internazionalizzazione, si sono anche dotate di questi strumenti informatici più avanzati. Quindi lì non vedo un gap sulle aziende che di quel tipo, del tipo di cui parliamo, lo vedo più sul paese. Ecco, un'ultima domanda, se mi permetti, è per quanto riguarda gli amministratori, cioè un consiglio agli amministratori di società in questo momento che si trovano anche a affrontare delle responsabilità, è vero che hanno sospeso il codice della crisi, eccetera. Quale potrebbe essere, da grande legale, avvocato, che conosce le dinamiche anche dei consigli di amministrazione e delle responsabilità degli amministratori? In questo momento le aziende, ovviamente la responsabilità degli amministratori deve essere valutata ex ante, non ex post. Quindi le decisioni che sono prese devono essere prese nel momento in cui sono prese, con la consapevolezza di non arrecare danni all'impresa, ma di svolgere delle attività che sono nell'interesse dell'impresa e degli stakeholders. Quindi oggi le decisioni sono difficili, perché ovviamente quello che diventa complicato in molte aziende è la generazione della cassa, perché non essendoci produttività, non essendoci quindi capacità commerciale di vendita o di piazzare i propri prodotti sul mercato, la generazione di cassa ne risente moltissimo. E quindi vuol dire che gli imprenditori, scusate, i consigli di amministrazione, per poter supplire a questa deficienza di cassa si dovranno indebitare. Questo è il rischio che loro hanno, è un indebitamento che poi può avere una soluzione, perché l'attività riprenderà e riprenderà in maniera tale da poter consentire di far fronte ai propri debiti, oppure si crea un indebitamento fine a se stesso che invece di migliorare il profilo della società lo peggiora. Questa è la valutazione che io farei, se qualche consiglio di amministrazione, qualche persona me lo chiedesse, io farei questa valutazione, cioè direi dove stiamo andando. Stiamo andando verso una soluzione di un problema o stiamo aggravando un problema? Se stiamo aggravando un problema, allora probabilmente le soluzioni devono essere di altro tipo. Sempre come al solito molto brillante ed efficace nelle tue formulazioni. Io ringrazierei veramente te, Franco, della disponibilità, e sicuramente saremo nella condizione di doverti richiamare per qualche altro. Molto utile. Grazie. Molto piacere. Grazie a tutti. Buona giornata. Buon lavoro. Arrivederci.